Sono le 7 di mattina e a pochi chilometri dal Venturina, nel Livornese, inizia la raccolta delle zucchine. Sarebbe una giornata come le altre se non fosse per le mascherine. I guanti venivano usati anche prima, ora si lavora più a distanza, in squadre con turni diversi per non incrociare i colleghi. Qui il coronavirus non ha mai bloccato tutto. Nata anni fa insieme a Unicoop Firenze, la filiera corta della zucchina dal campo al supermercato grazie a una quindicina di produttori toscani è stata un'ancora di salvezza, anche in un momento di emergenza. Ogni mattina è continuata la raccolta per portare gli ortaggi sui banchi Coopfi nel giro di 24 ore. Da una parte prodotti di qualità freschi e locali per soci e clienti, dall'altra un guadagno assicurato per chi lavora sui campi. Unicoop Firenze in questo momento di coronavirus ci ha fatto continuare a lavorare, cosa non da poco che in questo periodo il lavoro non c'è, e ci ha confermato gli ordini giornalmente, e quindi sia per noi, sia per i nostri dipendenti, sia per tutto l'indotto che c'è intorno, il nostro lavoro è continuato regolarmente. Non abbiamo risentito del coronavirus, soltanto nell'ambito di organizzazione aziendale. Massimiliano rappresenta la terza generazione di agricoltori. Suo nonno ha fondato questa azienda nel 57. Oggi sono una ventina lavoratori. Nelle ultime settimane la paura non ha diminuito la manodopera come altrove. Gli ettari coltivati sono 65. In questi terreni della Val di Cornia cresce anche il grano per una pasta di filiera corta sviluppata sempre insieme a Unicoop Firenze, la Tosca. Nelle serre crescono i pomodori che porteremo in tavola tra poco, mentre fuori si raccolgono gli ultimi carciofi di una stagione non troppo fortunata, perché il mondo agricolo da anni lotta anche contro un'altra emergenza. Gli ultimi di marzo, primi di aprile, c'è stato due notti che ha fatto -3, -3,5 e ha comportato una perdita di molti carciofi, il 50% in confronto all'anno scorso. Questo ci ha danneggiato più del coronavirus. Freddo e adesso pure la siccità. Gli agricoltori purtroppo sono abituati a fare conti con le incertezze, quelle del tempo. Oggi si lavora con la mascherina e con qualche attenzione in più, ma la speranza per il domani resta. Speriamo che si risolva tutto nel miglior modo possibile. Bisogna continuare a lavorare perché alla fine tutti bisogna mangiare.